carissimo saluto a tutti punti fermi in famiglia ovvero quali sono quelle caratteristiche importanti che ogni famiglia ogni educatore deve tenere ben presente per favorire la crescita dei nostri figli dei nostri bambini per fare questo viaggio all'interno della famiglia dei valori, siamo partiti cercando di vedere gli obiettivi che ogni educatore, ogni genitore deve avere per i propri figli, per i propri allievi, poi abbiamo dato uno sguardo ai figli, oggi daremo, completeremo lo sguardo sui figli e daremo uno sguardo alla famiglia per arrivare poi a chiudere su una sintesi dei punti fermi che ogni famiglia, ogni educatore deve avere per favorire questo sviluppo evolutivo. La volta scorsa, le due, volte, due puntate scorse, ci siamo soffermati sugli obiettivi che ogni famiglia deve avere per i propri figli, per il proprio figlio, con due grandi obiettivi, che il figlio abbia una sufficiente stima di sé, cioè che sia capace di affrontare con una serenità di fondo, con un'idea positiva di sé, le varie difficoltà della vita e il secondo obiettivo, che il figlio sia capace di costruire ponti, relazioni con tutti. Perché il mondo comunque del domani sarà un mondo comunionale, un mondo globale dove riuscirà a vincere, ma vincere nel senso positivo, chi sarà in grado di costruire relazioni significative con tutti. La volta scorsa siamo entrati a vedere i nostri figli come sono loro, per cercare di conoscerli di più. Daltro canto questo sguardo era importante ed è importante che noi lo facciamo per poterli amare in un modo più pertinente. Vedete quante volte io sento la mamma, le mamme che, che dicono noi vogliamo bene ai nostri bambini. Sì, ma prova a pensare a quanti bambini sono cresciuti storti. Sono convinto che le mamme di questi bambini volevano bene anche loro i loro figli. Allora dov'è stata la trappola? La trappola è stata qui, che non basta voler bene. Non basta un amore così, non è sufficiente il buon senso, l'afflato, la spinta educativa. Occorre anche l'umiltà della conoscenza, la fatica del dialogo, la fatica del rapporto vero perché conosco l'altro. La volta scorsa abbiamo visto, se vi ricordate, le caratteristiche dei nostri figli. E avevamo descritto il funzionamento di un bambino fino ai sei anni, con quattro grandi caratteristiche. Una logica egocentrica, cioè il bambino vede tutto dal suo punto di vista, fa fatica a mettersi in prospettive diverse. Poi avevamo visto il tempo eterno, cioè il bambino vive tutto il tempo come se fosse eterno, assoluto. Poi abbiamo visto i bambini di oggi, io l'ho chiamato i bambini dal tempo tecnologico, sono figli del 2010 della società dei mass media, una società iperstimolatoria dove lo stimolo è al centro e allora i nostri bambini rischiano di diventare dipendenti dallo stimolo e questo lo sappiamo. E infine eravamo arrivati alla visione che i bambini hanno di noi genitori una visione assoluta, questo loro modo di vederci ci dà tanti punti di forza, ma ci dà anche tanta responsabilità, una responsabilità tale che se noi fossimo veramente intelligenti potremmo nei primi 6-7 anni di vita dare ai nostri bambini quei semi di quelle cose importanti che riteniamo nella vita che poi po possono svilupparsi nel loro processo evolutivo. Sapete dove sta la fregatura? Che, non essendo coscienti di questo, noi abbiamo spesso rinunciato a presentare ai nostri bambini questi semi educativi della vita, che danno senso alla vita. Andiamo a dare uno sguardo oggi, in questa puntata, di come funzionano i nostri bambini dai 6 ai 12 anni. Dai 5 ai 6, 7 anni c'è uno scatto nella visione del bambino. Innanzitutto il bambino ci vede più per quello che siamo, il suo modo di pensare non è più egocentrico, la sua logica è diventata razionale. Adesso un bambino ci vede un po' di più per quello che ci vede, è pronto se la sua logica è razionale, non è più assoluta, ecco che allora è arrivato il momento in cui lui può stare a pari con tutti gli altri. È l'età dei coetanei, è l'età del gruppo, è l'età dei fratelli, è l'età dell'amicizia, è l'età dove tutte queste cose vanno coltivate. Perché lui cognitivamente è capace di mettersi in prospettive diverse, emotivamente vive questo. Allora, una caratteristica dei bambini di questa età è il gruppo, è il gruppo. Se prima, affinché i bambini cre cresce, eh, possano crescere in modo positivo, io ho bisogno di genitori formati, di educatori preparati, di insegnanti di scuola materna che sappiano tutto di lui, adesso ho bisogno di gruppi positivi. Ho bisogno di educatori positivi, ho bisogno di allenatori di calcio positivi, ho bisogno di insegnanti positivi, insomma, ho bisogno che la comunità, il terreno sociale, il tessuto territoriale sia positivo. Comprendete quante. quante quanto lavoro ci sarebbe da fare? Quanto lavoro? Dovremmo eh, poter co costituire nelle comunità, nelle nostre parrocchie dei gruppi positivi dove i bambini vanno dentro e respirano l'aria del gruppo e imparano a stare in gruppo. È logico se io imparo a stare in gruppi positivi perché questi mi trattano bene, mi insegnano a trattare bene, mi insegnano a chiedere perdono all'altro, eccetera, cresco così. Ma se vado in gruppi negativi dove la logica è del più forte, dove la logica è di fregare gli altri, dove la logica è del più potente e del più furbo, io Cresco in questo modo, allora il gruppo è veramente l'humus: il terreno di dove i nostri bambini possono crescere. Un'altra caratteristica dei ragazzi di questa età è il sacrificio. A quest'età, un bambino è capace di sacrificarsi. Cosa vuol dire? Di rinunciare a qualcosa di immediato per un bene più grande perché è capace di questo e non prima. Non sto dicendo che prima non vada educato al sacrificio, però l'educazione che prima faccio al sacrificio, che va fatta con dei piccoli lavoretti, con delle piccole cose, va fatta anche, e il bambino lo fa non tanto perché comprende il valore del sacrificio, lo fa più per imitazione dei genitori, perché non mette in discussione quello che i genitori dicono, perché si fida dei genitori. Adesso invece il bambino, il ragazzo è più disposto a fare le cose perché le capisce per la verità in sé, comprende che il sacrificio contiene al suo interno qualcosa di positivo, cioè che se io rinuncio a quello che mi piace in quel momento lì per un bene più grande, questo fa bene a me ed è importante per la mia crescita. Che cosa vuol dire che un bambino ha buona volontà? Vuol dire che è capace in quel momento lì di sacrificarsi, di rinunciare a quello che magari istintivamente, emotivamente vorrebbe fare per un bene più grande. Lo studio allora deve portare a questo tipo di capacità. Certo, è come chi deve prendere un treno. Se io arrivo in ritardo al treno, il treno se ne va. Questo è lo sviluppo evolutivo. Se so che il bambino è pronto al gruppo, se so che il bambino è pronto al sacrificio e io non presento dei gruppi e non faccio fare esperienze di sacrificio queste due caratteristiche saranno atrofizzate nel bambino, saranno atrofizzate in lui, farà molta fatica da grande a stare nei gruppi, farà molta fatica a vivere la relazionalità. Guarda caso tanti nostri ragazzi oggi fanno un po' fatica in questo. Perché perché la dipendenza dagli adulti è ancora troppo alta? Perché ancora consideriamo i nostri bambini di 6, 7, 8 anni come dei bambini piccoli? Non ci fidiamo più di loro, pensiamo che siano cosa nostra, invece no. È proprio l'età in cui sono pronti a questo. Un'altra caratteristica. Dei, dei bambini dai 6-12 anni riguarda tutta la capacità di astrazione. Che cosa vuol dire la capacità di astrazione? Vediamolo a scuola e vediamolo anche per il futuro. A scuola è la capacità di collegare i simboli. Che cos'è un problema di matematica? È la realtà rappresentata in simboli. Questo passaggio dalla logica concreta alla logica astratta è tutto il passaggio che deve permettere la scuola, che deve permettere l'educazione. È un passaggio importante. I bambini lentamente si avvicinano all'astrazione. Ne va da sé che l'educatore deve accompagnarlo in queste esperienze di astrazione. Importantissimo. Perché, se io riesco ad astrarre, riesco anche a pensare ai veri problemi della vita, pensare ai veri problemi dell'umanità, pensare ai veri problemi degli altri. L'educazione alla socialità, allo stare con gli altri, comprende anche l'educazione al pensiero astratto. Io dico: ma perché alcune materie che sviluppano l'astrazione? Per quanto riguarda alcuni principi della vita, non le facciamo. Io metterei la filosofia per i bambini. La filosofia è un pensiero astratto. Incomincio a pensare alle cose più importanti della vita. Sapete a che risp domande risponde la filosofia? Chi è l'uomo? Chi sono gli altri? Chi è Dio? Insomma, tutte le cose per cui vale la pena vivere o no? Perché noi. Con tutta la nostra tecnologia, che è importante, non possiamo far riflettere i bambini su queste cose. Sapete che cosa vi dico? Che avrebbero molto meno tempo di star lì a perdersi nei videogame e tutto il resto che sono cose che li schiavizzano. Non sto dicendo che il videogame sia deleterio, ma ditemi voi la profonda differenza fra stare un bambino dalla mattina alla sera sui videogame di incominciare a fargli, a fargli innamorare della bellezza, dei pensieri profondi della vita. E non pensate che i bambini non siano in grado, sono in grado. Non avete mai sentito il vostro bambino di 8-9 anni venirvi a dire mamma, perché si muore? Che cosa c'è dopo la morte? Ma tu ci sarai sempre. Sapete che cos'è questa? È filosofia pura. E noi... Rimaniamo lì imbabbocciati, fermi, cercando di dare una risposta drammatizzando, pensando, oddio, oh sta pensando alla morte, allora mio figlio chissà quale problema ha. Ma non abbiamo capito che si sta ponendo le domande della vita e noi non lo nutriamo di senso, non gli diamo niente al posto di dargli l'amore per, la, per le cose vere, per le cose profonde, gli diamo il giocattolo o le bambocciate varie. L'altra cosa di cui un ragazzo è pronto è la tolleranza, cioè se io so stare con gli altri, se ormai vedo gli altri come me, se ormai incomincio a pensare le cose importanti della vita, le cose che danno senso, se il mio pensiero diventa sempre più astratto, allora io sono anche capace di tollerare la parte più negativa di me. Spiego! Questo è un passaggio di una importanza capitale! Non ve l'ho detto forse in altre trasmissioni: quando un bambino piccolo fino ai sei anni fa uno sbaglio, guardate che cosa fa. Lui non è capace di tollerare dentro di sé lo sbaglio. Allora dice alla mamma: Colpa tua, colpa tua, colpa tua. Perché fa così? Perché lui. Vede tutto dal suo punto di vista, non ha il pensiero astratto, non è capace di mettersi in prospettive diverse, non è capace di tenere nella sua testolina un'idea di lui che comprende due aspetti. Io che sono bravo, io che ho sbagliato e quindi chiedo scusa. Non essendo capace, quando io sbaglio, io non posso dire a me stesso che sbagli. Allora do la colpa alla persona che amo di più. Colpa tua, mamma, colpa tua. Allora non posso educarlo alla tolleranza a questa età. Posso educarlo per imitazione, dicendo guarda è bene che tu chieda scusa perché quando si sbaglia è bene chiedere scusa e se il bambino vede il papà e la mamma che chiedono scusa a lui e si chiedono scusa fra di loro, allora anche lui chiederà scusa, non tanto perché ha compreso tutto, lo fa per imitazione ma non importa, vale, perché lo fa per amore. Invece adesso il bambino... È capace di comprendere quello che il papà e la mamma facevano. È capace di tollerare. E sapete come fa a comprenderlo? In due modi. Primo, tollerando gli sbagli che lui fa, tollerando se stesso i propri sbagli. Sbagliamo tutti. Ma come faccio io, bambino a 7-8 anni, che ho la capacità di capire che ho sbagliato e che è colpa mia, a tollerare i miei sbagli? Lo vedremo dopo se ho un genitore e un educatore che mi fanno vedere gli sbagli, che mi incoraggiano e mi danno le regole per superare i miei sbagli. Ma se io trovo un genitore che mi aggredisce perché ho sbagliato, o mi fa sentire in colpa, oppure, peggio ancora, non mi dice niente, mi dice non importa, non fa niente, io non imparo a tollerare né me né gli altri. È qui. Mi ricordo questa esperienza, forse l'ho già raccontata ma la racconto ancora perché mi sembra significativa. Io vivo in un paesino, non importa dove. Molti anni fa avevo un parroco nel mio paese, che adesso non è più lì perché è andato da un'altra parte. Parroco molto bravo, molto bravo. E parlando bene quindi posso dire anche il nome perché non sto parlando male, sto parlando bene. E quando si parla bene di una persona è bene anche descrivere il nome. Don Giacomo. Questo parroco, lui era straordinario, riusciva a portare nel mio paesino... Delle personaggi importanti. Non so come faceva, ma riusciva. Pensate che è riuscito a portare nel mio paesino piccolo madre Teresa di Calcutta. Quindi non sto parlando. Per cui ogni tanto, al mio paesino piccolo di 1500 abitanti, galline comprese, arrivava il personaggio di turno Glempe è arrivato. Quindi sto parlando. Doveva arrivare anche Ratzinger quando era cardinale. Poi, non so, è arrivato a Rinze. Cioè, tutti personaggi così, insomma, di un, di un certo calibro. Solo che cosa succedeva? Che quando arrivava il personaggio, il don Giacomo cosa faceva? Mi chiamava e mi diceva Ezio, vieni stasera in chiesa, perché sai, dobbiamo fare l'incontro. Bisogna che tu mi dai una mano a condurre l'incontro, così facciamo star bene il personaggio e gli facciamo anche delle domande. Perfetto, figurati. Col bene che, che mi voleva Don Giacomo, non potevo dire di no. Allora, che cosa succedeva? C'era mia moglie, perché io non sono capace di vestirmi, che preparava il vestito bello, io sono un po' imbranato a vestirmi. Mi mettevo tutto il ghigliere il vestito bello e c'era l'incontro che facevamo in chiesa. Ricordatemi che stiamo parlando dai 6 12 anni. Mi ricordo un episodio. Al mio paese arriva una persona che voi conoscete, adesso è già molto anziana, ma quanto ha fatto bene all'Italia. Quanto ha fatto bene agli educatori. Una persona tutta ad un pezzo, secondo me straordinaria. Il Cardinal Tonini, il quale, guardate, uno può non essere d'accordo con lui, adesso è suo vecchio, ma conosce, più di cinque, conosce un sacco di lingue, è, è, è una persona che ha parlato con tanti, una persona straordinaria. Bene, arriva il Tonini, il mio paese, e eh, arriva e fa una, un intervento. La conferenza era sull'educazione. Io mi ricordo che ho fatto questa domanda, ho fatto una domanda che riguardava l'educazione oggi e ho chiesto, Sente Eccellenza, secondo lei... Cosa bisognerebbe fare oggi per sviluppare l'educazione? Se fosse in lei che cosa farebbe? La sua risposta è, è stata questa. Mi dice, oh, io sono un consigliere del Papa, perché Tonini era un consigliere del Papa e dice: Ho appena scritto al Papa questa lettera. Ho, ho, ho scritto al Papa questa lettera, ho detto che la Chiesa deve investire le sue energie soprattutto con i ragazzi dai 6 ai 12 anni e deve investire le sue energie formando in tutta Italia una figura, l'educatore. È arrivato il tempo in cui la Chiesa deve investire sull'educatore. Ditemi voi se non è stato profetico il Tolini. Se adesso, e guardate che sto parlando di una ventina d'anni fa, 25 anni fa, adesso, poco tempo fa, è uscito il documento della Chiesa sull'educare. Lo aveva previsto già molti anni prima, ma lui però ha dato un'indicazione in più, dai 6 ai 12 anni, cioè soprattutto nell'età in cui il ragazzo, i bambini imparano a costruire relazioni, a stare con gli altri, a stare con tutti. Questa è veramente la sfida educativa che abbiamo di fronte. Allora, quei due obiettivi che noi ci siamo proposti, Mantenere alta la stima di sé e fare in modo che si costruisca punti con gli altri, con tutti gli altri. Fatte le debite proporzioni, io dico questo. Nei primi sei anni dobbiamo lavorare soprattutto nel primo obiettivo, non, non dico solo nel primo, ma soprattutto nel primo. Far sentire al bambino. Che è amato, che gli vogliamo bene, mettere dentro nel bambino le cose che fanno dire a se stesso che vale, che è importante, che è atteso, che è desiderato. Insomma, fare in modo che a sei anni il bambino dica: Io sono uno che vale, uno per cui vale la pena che ne sono nato, uno per cui sento che sono nato dall'amore. Il secondo obiettivo, secondo me, soprattutto in questa età, cioè nell'età in cui. Il ragazzo, il bambino è pronto a stare con gli altri, a costruire relazioni con gli altri, inizia le prime esperienze relazionali. Voi capite che se io una cosa la comincio bene, poi funziono bene. Ecco perché soprattutto dai 6-7 anni, quando nasce la vera socialità relazionale, io devo investire sull'azione qua. E l'azione educativa qui va posta in questo senso qua, nel facilitare il bambino a costruire relazioni di gruppo, tutte le cose che ci siamo detti prima. Capite quanto è importante questo? Il gruppo è importante quanto la relazione? Il gruppo veramente è tutto. Vorrei chiudere questa seconda parte con una riflessione sul gruppo. Vedete, perché arrivo fino ai 12 anni? Perché dopo 13, 14 anni, 1, 2, 3 anni, incomincia a svilupparsi tutta la parte emotiva, affettiva, sessuale. È come un ritorno forte, il corpo ritorna dentro nei nostri figli e... È l'irruenza adolescenziale che farà sì che a un certo punto i nostri figli si stacchino da noi. Prima è come se ancora il terreno è coltivabile, è come se ancora posso buttare semi, è come se posso gettare le cose. Poi l'irruenza è come l'aratro no? che mette in suo buio tutto, ma se il seme è messo dentro andrà in profondità. Non preoccupatevi se non vediamo ancora la pianta, c'è tutto l'inverno, no? c'è tutto l'inverno. Però intanto abbiamo buttato i semi, ok? Bene, se non buttiamo i semi dei gruppi, della razionalità, della socialità, del perdono, della tolleranza adesso, è più difficile dopo. Non sto dicendo che non sia possibile, nell'educazione, nell'amore tutto è possibile, però è un po' più difficile dopo. In fondo, guardate che cosa succede nella nostra vita e chiudo. Tutti noi abbiamo dei figli fino a quando stanno con noi ce la mettiamo tutta, no? In qualche modo per educarli bene, per cercare di passargli le cose che abbiamo nel cuore, tutte le cose più importanti. Poi di che cosa abbiamo paura? Che cos'è che ci fa paura? Quando non ci siamo noi. Ci fa paura quando a 14, qui dai 16, 17 anni in avanti, quando escono di casa e capitano nelle compagnie senza che ci siamo noi. Abbiamo paura che capitano dentro una compagnia con la droga, con il sesso, la compagnia negativa e tutte queste robe qua. Questa è la paura che tutti i genitori abbiamo e non possiamo nascondercelo. Tant'è che mettiamo in moto tutta una serie di cose, no? tutta la, la fatica che abbiamo nei rapporti con gli adolescenti, a che ora ritorni, dimmi l'orario, lo vado a prendere. Ma tutta questa attenzione qua, che cosa ha alle spalle se non il timore che capitano in una compagnia sbagliata. Tant'è che arriviamo a dire. Ce l'ho messa tutta nei primi 10-12 anni per darti tutte le cose più importanti e poi magari tu ti freghi nel capitare nella compagnia sbagliata e tutta l'educazione che ti ho dato è andata a farsi benedire a Ramengo. Bene. Qual è il modo migliore per vincere questo timore? Uno solo: che nostro figlio in qualsiasi gruppo lui sia, sia capace di se stesso, da se stesso di capire se quel gruppo è negativo. Se io da me sono capace a 15 anni di capire che il gruppo dove sono è negativo, è fatta, perché allora io sono capace di discernere. Questa capacità di discernimento del gruppo, di discernimento della realtà, di capacità di stare in gruppo, si educa dai 6 anni. Dobbiamo educarli al gruppo dei 6-7 anni. È come un vaccino che io metto nei miei figli affinché siano in grado di reggere qualsiasi dinamica futura. Questa è l'educazione al gruppo.